Grande Sud è un partito della gente, un partito che vuole radicarsi sul territorio, che vuole crescere e vuole portare a Roma le istanze dei territori. A parlare Gerardo Soglia, neo coordinatore provinciale e candidato per Grande Sud, che in un incontro ieri pomeriggio ha spiegato anche il perché abbia deciso di lasciare il PDL. Sostanzialmente ha detto Soglia, il PDL vive poco il territorio, le decisioni vengono prese dall'alto. L'obiettivo di Grande Sud è di arrivare al 5% ed essere decisivi per la vittoria del centrodestra in Campania. L'obiettivo di questa campagna elettorale in provincia di Salerno è quello di racimolare quanti più voti è possibile, quello di far portare tra la gente le nostre idee, i nostri valori di questo partito, questo nuovo movimento politico che vuole difendere gli interessi del territorio meridionale e di Salerno in particolare. Dopo il 24 e 25 febbraio, Grande Sud sarà pronto anche per le elezioni amministrative che si terranno in alcuni comuni della provincia di Salerno. Grande Sud vuole continuare a crescere e a radicarsi sul territorio. Infatti posso annunciare che in tutti quei comuni superiori ai 15.000 abitanti dove si voterà in provincia di Salerno, mi riferisco a Ponte Cagnano, Campagna e Scafati, presenteremo una nostra lista con un nostro candidato sindaco e cercando di dire anche la nostra in queste competizioni elettorali. All'incontro di ieri pomeriggio era presente Maria Rosaria Carfagna, cugina dell'ex ministro, candidata sempre per Grande Sud. Io ho scelto di impegnarmi per il territorio, ho scelto di impegnarmi per la mia gente, perché vivo qui, vivo in Campania e voglio impegnarmi per il territorio. Quindi è una scelta diversa e soprattutto mi piace il progetto di Grande Sud perché è un progetto che deve crescere, è un progetto che dà speranza a noi.